Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Io mi scuso perché questa settimana io sono andata in ferie, le mie ferie estive ovviamente, e quindi mi sono goduta il massimo del relax e quindi diciamo ho continuato a vedere video di YouTube, ovviamente degli altri miei YouTubers preferiti, tutti quelli che seguo. Però di mio ho editato soltanto quello della lanterna, però adesso mi rimetto nuovamente in gareggiata. E insomma, oggi voglio iniziare con un video haul di tante cose che ho comprato durante nell'ultimo periodo. È che insomma adesso voglio raccogliere tutte queste cosine che ho comprato e farvele vedere per darvi anche dei suggerimenti, dei consigli. Insomma, mi piace condividere con voi quello che ho acquistato. Iniziamo con il trucco. Voglio iniziare da Essence. Ho comprato questo ombretto della linea I Am Metal. No. Della linea I Am New, io sono nuovo, della linea The Metal. Allora, ce n'erano già, era uscita una linea molto simile, però era una linea ovviamente più matte. I colori sono bene o male gli stessi. Io ho preso questo. Questo è il numero. Perfetto, è stato peggio perché levandola si è attaccato, non si scolla completamente, comunque è l'unico chiaro, no, c'è anche forse quello più bianco, comunque questo è un panna beige, insomma ve lo faccio vedere meglio, insomma è veramente molto molto bello, io ho ancora l'indice sporco di rossetto. Questo è costato invece, questo fu mi sembra 3,90 euro, forse perché è della nuova linea, ma è costato 3 euro e qualcosa. Comunque, bello bello bello, l'ho messo ovviamente su, vi ho fatto il tutorial, non so se editerò prima questo video o quello di questo trucco che ho fatto. Comunque mi piace davvero tantissimo. E continuando con Essence, ho preso poi il top coat immancabile, vi ho fatto anche un video, questo è meraviglioso, questo sì, lo metto appunto a fine applicazione smalto, questo rende appunto le unghie belle, belle strong, insomma le fa durare diciamo lo smalto nel tempo, almeno 3 giorni, fino a 3 giorni lo smalto mi dura. Insomma, non è assolutamente male. Ovviamente questo affiancato al base coat sempre di Essence. Poi ho preso una nuova limetta, questa qui, la prima volta che prendo le lime della Essence. Poi, continuando con Essence, ho preso finalmente le matite lip liner. Quindi ho abbandonato quelle che appunto si rotea ed esce la punta. Queste che si temperano le trovo assolutamente migliori, con una tenuta migliore. Questa è la numero 05 Soft Berry. È questo, diciamo, color ciliegia, molto molto bello. E poi ho preso questo rosa. Questa è la numero 07 Cute Pink. Mi piacciono davvero, questa è già usata, si deve temperare. Mi piacciono davvero tanto, quindi se dovessi comprare delle matite Essence, come vi avevo già consigliato, buttatevi su queste. Quelle lì, ripeto, c'è sempre il pericolo che se non fai un'applicazione piano piano, rischiano di spezzarsi immediatamente. Andiamo con Pupa. Di Pupa ho comprato questo smaltino, questo Lasting Color Gel, questo è il numero 41, è un bellissimo rosso che mi piace davvero tantissimo. Io adoro, ne ho tantissimi smalti Pupa,
Magari vi farò anche un video su tutti gli smalti pupa che ho, mi ci trovo veramente benissimo. E insomma, devo dire che per una sfigata come me, che lo smalto non lo sa mettere, oppure gli dura veramente pochissimo, con questo devo dire che ho risolto in parte il problema, perché soprattutto questa linea Lasting Color Gel, devo dire che il risultato è assolutamente garantito. È assolutamente garantito è anche il Pupa Vamp, il mascara. Finalmente l'ho comprato, l'ho voluto provare, è veramente veramente favoloso. Questo è il waterproof, ho dovuto prendere questo perché non avevano, diciamo, quello non waterproof, però siccome lo volevo provare, ero curiosissima di prenderlo, mi sono accontentata del waterproof. Comunque è meraviglioso, l'applicazione è stupenda, l'ho indossato, guardate che ciglia belle alte e folte che mi ha fatto. Questo è il nero, bellissimo, insomma mi piace davvero tanto. Non pensavo di trovarmi così bene. Infatti qua dietro c'è scritto volume smisurato, ciglia esagerate, tenuta estrema, ed è veramente vero. Finito con Pupa, vi parlo di due prodotti che ho comprato presso Avon. Ho comprato questo rossetto, sempre della mia preferita linea Avon Color Trend. Ho preso questo qui, che è veramente bellissimo, mi piace veramente tanto, ha una tenuta, devo dire, misurata e giusta, non essendo, diciamo, un rossetto a lunga tenuta, ma con una matita sotto dello stesso colore la tenuta è veramente ottima. Vi faccio lo swatch, ecco qua, bellissimo. Bello, bello, bello. Ho comprato questa crema Nutra Effect Active Seed Complex. Questa è una con SPF numero 20, è una crema di cui mi sto trovando veramente molto bene. La applico al mattino, è molto idratante, molto nutriente. Mi piace molto perché comunque si asciuga immediatamente dopo che ho lavato il viso, e posso appunto subito dopo andarmi a truccare. La pelle si va, scusate, si va molto a rinvigorire, almeno la sensazione è proprio questa. Comunque mi piace davvero tanto, la consistenza è buonissima, ve la consiglio molto. Non mi ricordo il prezzo. Come sempre non me lo ricordo. Comunque, se comprate presso Avon, ve la consiglio per tutti i santi giorni. Andiamo a un haul un po' più di abbigliamento. Allora, sono stata da H&M, mi sta cominciando a piacere H&M. Avevo fatto anche un video quando sono andata a Catania, avevo comprato due cosine, sono ritornata. Insomma, stavolta ovviamente avevo poco tempo, però ho preso questa camicia, ve la faccio vedere. Questa, sotto ho messo una canottiera, comunque è stile chiffon, seta chiffon, mi piace veramente tantissimo. È un molto, vedete, questo tessuto un po' semilucido. Io ho fatto le svoltine, però il polsino è fatto così. Una camicia, insomma, molto molto semplice, però allo stesso tempo particolare, ecco, fine, semi elegante, da mettere tutti i giorni o anche la sera. Questa è stata 19,99 euro. Sono stata anche da Stradivarius. Ragazze, io avevo un'idea particolare di questi negozi H&M e Stradivarius. Devo dire che mi sto leggermente rivalutando, ho trovato qualcosina. Allora, da Stradivarius ho preso questa maglia
Questo è un grigio molto molto chiaro e poi alla fine della maglia c'è questa, come se ci fosse attaccata appunto una camicia in chiffon bianca, molto molto carina. Questa è una manica a tre quarti che io sto adorando in questo periodo perché qui a Palermo non c'è freddo, un po' c'è caldo, un po' c'è un tempo mite, ma freddo non ce n'è. Quindi secondo me in questo periodo andare a mettere questo tipo di manichetta a tre quarti è assolutamente il caso. È costata 12,90 euro. Credo, eccola qui. Io ho preso un'altra maglia nera semplicissima, sempre manica a tre quarti, semplicissima. Sembra credo sia la linea Basic di Stradivarius. Questa l'ho presa a 7 euro. Ve la faccio vedere poi a fine video perché è a lavare, quindi non mi sembrava il caso di farvela vedere. E ovviamente non poteva mancare il mio più grande amore, ovvero camomilla. Come non potevo, cioè io camomilla non la lascerò mai, cioè attenzione, sarà sempre nel mio cuore. E di camomilla ho comprato, non mi ricordo se li ho fatti vedere in qualche video. Allora, scatola, scarpe, camomilla. Allora, questa le ho prese perché erano ovviamente in offerta speciale per quel periodo. Anziché prenderle 69,90, le ho prese 39,90. E questo stivaletto che sto mettendo praticamente quasi tutti i giorni, lo si può mettere in qualche vestitino, ma io in questo periodo lo sto mettendo soprattutto con i jeans. Scusa, ho dovuto interrompere perché qua in continuo via vai di persone. E quindi dicevo, è uno stivaletto comodissimo. Io veramente sono stata dalla mattina quasi alla sera con questo stivaletto di una comodità incredibile. Ragazzi, io scarpe camomilla, lo dirò sempre fino alla morte, io ci metto la mano sul fuoco perché sono davvero una garanzia, proprio le ho comprate, io neanche c'è bisogno che li provo, ecco, a volte. Io veramente le compro a occhi chiusi. Di camomilla, non mi ricordo se anche queste ve le avevo fatte vedere, ma le ho comprate praticamente quasi un mese fa. Ve l'ho fatta vedere in un video quando sono andata a Catania, così. Comunque sono queste sneakers, queste qua, anche queste comodissime, usate, molto molto carine. Anche queste le metto con i jeans, con la tuta, con i leggings, comodissime anche queste. Hanno un piccolo rialzo qui, ma veramente leggerissimo, ma anche se le metto dalla mattina alla sera il piede è assolutamente riposato. Anche queste le ho prese in ma forse sì, ve l'ho fatte vedere, io credo di sì, di avervene parlato, perché le ho comprate pure per mia cognata. Quindi ne ho prese due paia, un paio le ho regalate a lei e un paio me le sono beccate io. L'ultimo acquisto che ho fatto, che ho preso dalla mia amica Bibiana, è questo jeans leggerissimo, molto molto leggero, senza tasche dietro, veramente veramente leggero, non avevo questo tipo di colore. Questo sono costati, mi sembra, 25 euro e sono di un leggero incredibile. Mi piacciono veramente tantissimo. Io adoro tutto ciò che ha la mia amica Bibiana. Spero di inserirvi a fine video la maglietta di Stradivarius che devo andare ancora a lavare, quindi ve la inserisco e ve la faccio vedere. Ultimo acquisto che ci tengo tantissimo a fare e che mi ha reso la persona più felice è questo. Voi direte, ma che cos'è? Questo è un profumatore per ambienti. È un semplicissimo cupcake, bellissimo da vedere, da guardare. Non si può mangiare, ovviamente, ma l'odore è incredibile. Io l'ho messo all'ingresso e si sente fino a metà corridoio. Cioè, immaginatevi uno di questi in ogni stanza. Cioè,
impressionante. Ci tenevo tantissimo a parlare di questo prodotto. Non sto facendo nessuna collaborazione né pubblicità nessuna, è una cosa che sto facendo io perché ci tengo tantissimo. L'ho preso presso le creazioni di Matilde, comprato alla Conca d'Oro, al centro commerciale Conca d'Oro qui a Palermo. Si chiama Le Creazioni di Matilde, trovate anche la pagina Facebook. È un'azienda di Catania e fa diverse forme, sono tutti profumatori per ambienti. Io, cioè, sono rimasta, ne ho preso uno perché loro facevano l'offerta 3 pezzi 5 euro, però non sapendo il risultato ho detto no, ne prendo uno solo, proviamo. Quando sono rimasta folgorata, volevo andarne a prendere altri, non c'erano più, ma io li ho contattati privatamente su Facebook e so che ritorneranno ora dal 1 novembre fino credo al 10 alla Conca d'Oro, poi saranno in un altro centro commerciale, poi ritorneranno nuovamente alla Conca d'Oro per la fiera di Natale. Insomma, sono felicissima perché saranno... li avrò sempre qua vicino casa in questo periodo. E insomma, è anche una bella idea il regalo per Natale, perché insomma costa poco, è veramente un bellissimo pensierino e insomma sono veramente felice, non vedo l'ora di andare a prendere gli altri pezzi. E niente, quindi volevo condividere con voi questo meraviglioso acquisto. Vi lascio, vediamo se mi ricordo il link della pagina Facebook, Le Creazioni di Matilde. E niente, questo è tutto per quanto riguarda il mio video haul trucco e vestiti. Fatemi sapere se vi sono piaciute le mie cosine, io vi mando un grosso bacio e sicuramente adesso ci rivediamo più spesso. E niente, vi mando a tutti un grosso bacio, buon weekend a tutti.